Eccoci qua, beh, sfumo un attimino il pezzo anche perché era lunghissimo e dura oltre 10 minuti e con una trasmissione di un'ora soltanto sarebbe un po' arduo trasmetterlo tutto. Abbiamo qui Ettore, prima di partire diamo una piccola coordinata relativa a Radio Gamma 5. Sostegno, aiuto economico, bisogno di soldi, purtroppo è una necessità nella nostra società, visto che il baratto è sparito e visto che le cose purtroppo sono misurate dai soldi, anche noi dobbiamo utilizzarli. Radio Gamma 5 deve pagare molte cose e con quei soldi logicamente gli permette di trasmettere. Per aiutare Radio Gamma 5 si è aggiunto uno strumento che è a costo zero per gli ascoltatori, cioè il 5 per 1000 destinato a salute e ambiente. Salute e ambiente, basta per destinare il 5 per 1000, utilizzare i vari moduli, le varie schede di destinazione 5 per 1000 che trovate sulle dedicazioni di reti, sul 730, sull'unico, firma, la vostra firma, nella prima casella della scheda del 5 per 1000 e poi il codice fiscale che è il 921736602800. Questa sera abbiamo qui Ettore che ci parlerà un po' del mondo venetico-celtico, a lui la parola. Buonasera a tutti. Echereitia, la Vea dei Veneti antichi, vi porti salute e abbondanza. Io inizio sempre così perché trovo che sia bene augurale a tutti quanti questo tipo di Sei aiuto. sicuro di aver aperto il microfono? Sì, va bene. Sì, è aperto. Vabbè, perché qua vedo che il display. Vabbè, vai, vediamo, ti tengo d'occhio. Tieni d'occhio. E con tutti questi marchingegni che avete qua, non ci sono ancora abituato. Ecco, io non so prima di cosa vi abbia parlato Francesco, ma sicuramente le sue tematiche ve le avrà spiegate bene. Io voglio prendere da un libro che sto leggendo adesso, che è scritto da Brian Battes, che ho trovato qualcosa di interessante, che è un percorso comunque che Francesco ve lo avrà già detto milioni di volte, però io ci tengo a ribadire magari e a fortificarvi la memoria con queste cose, che è praticamente siamo nel 601 d.C. quando che i primi missionari sbarcarono in Gran Bretagna e si appropriarono poi di tutte quelle usanze che il mondo celtico aveva lasciato tramite i druidi di quel periodo e in parte riuscirono a convertire, anche usando violenza, ricatti e portarli in parte alla loro parte. Allora, in generale, la politica dichiarata della Chiesa era di svolgere la conversione senza creare scompiglio ed era quella di tollerare e assorbire il più possibile le consuetudini indigene, per aumentare poi le probabilità che i nativi abbracciassero la loro religione. Così scrive Papa Gregorio in una lettera spedita nel 601 d.C. da Roma a Mellito, che era un assistente di Agostino, uno dei missionari inviati con la protezione papale per convertire tutte le tribù inglesi. Riferisce Agostino ciò che ho deciso dopo matura deliberazione sulle questioni degli inglesi, e cioè che i templi non dovevano essere distrutti, ma che siano distrutti gli idoli che vi sono all'interno. Spruzzate nei templi acqua benedetta, innalzate gli altari e disponete le reliquie. In tal modo la popolazione nativa, per la familiarità con i luoghi, potrà recarsi negli stessi posti ai quali era abituata. Pensate un po' che furbi che erano. Senza dubbio era impossibile cancellare tutto in un colpo solo. Si
Siccome le chiese cristiane di solito erano costruite in pietra, in contrasto con i recinti sacri pagani che, quanto non erano luoghi naturali ritenuti sacri, venivano fatti di legno. I cristiani dovettero accettare qualche compromesso. A questo scopo Gregorio autorizzava la gente comune a costruire capanne con i rami degli alberi intorno a quelle chiese che erano state in precedenza dei templi e a celebrare le solennità con il digiuno religioso senza più offrire animali al demonio. Si fecero coincidere le date delle cerimonie pagane e delle festività cristiane. La festa pagana del solstizio d'inverno venne identificata con il Natale e così via, e le stesse chiese vennero utilizzate in maniera tale da simboleggiare il trasferimento delle consuetudini sacre dal Wird a Cristo. Siccome il nord era considerato la dimora dei dei pagani, il lato a nord del cortile delle chiese non venne usato per le sepolture e non dopo che il lato a sud era pieno, con l'eccezione dei defunti che si erano macchiati di suicidio o di omicidio, i quali potevano essere sepolti subito sul lato a nord. Pensate, differenziavano un po' la gente che era macchiata più o meno di quale colpa, se devono essere seppelliti a nord oppure a sud. Inoltre si dice che la porta a nord, che si trova nella maggior parte delle antiche chiese anglosassine o normanne, fossero costruite perché da essa entrasse in chiesa il battezzando, a significare il passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Vediamo ora cosa accade agli sciamani dei popoli indigeni Wird. Le missioni appoggiate da Roma in Inghilterra presero di mira i capi tribali e i re guerrieri per convertirli, e nel corso dei secoli alcune corti vennero convertite, altre fecero mostra di convertirsi aggiungendo il dio cristiano al loro pantheon di divinità pagane, mentre altre ancora diventarono minimalmente cristiane per poi tornare al Wird precristiano. Ma l'effetto a lungo termine fu che gli sciamani vennero costretti alla clandestinità e furono sostituiti come consiglieri dei re e conduttori delle cerimonie sacre dei preti cristiani. Tuttavia le testimonianze indicano che il grosso della popolazione rimase legato alle credenze e alle pratiche tradizionali. Difatti chi che per secoli aveva portato avanti la loro cultura manifestata poi dal loro credo religioso, no, che vengono questi qua a imporre le loro idee. Così in seguito, quando la persistente vitalità del Wird fra i contadini non poté più essere contrastata, con un'appropriazione furtiva il Wird venne emarginato, represso e finalmente messo fuori legge. Ah, che bravi che siamo stati! Lo svolgimento di riti, feste e gesti sacri del Wird diventò punibile con la morte. Quegli elementi che potevano essere assorbiti furono rifusi nel culto cristiano, perché questi furbi, no, dicevano che questi erano talmente bravi, parlo dei sciamani, dei druidi che riuscivano nel loro intento, nel loro credo, riuscivano a portare avanti una testimonianza di fede basata poi sui ritmi della natura, ecco che i missionari, no, forti del credo dei druidi, imponevano invece la loro... cosa c'è? No, il fax, tranquillo. Imponevano la loro religione, contrastando poi anche con pene capitali a chi non osservava il loro credo. Quelli che invece non potevano essere accolti furono soppressi con una brutalità che raggiunse l'apice nel Rogo delle Streghe durante il Medioevo. E molti di voi ricorderanno 1300 e passa donne bruciate in un paese vicino a Biella, questa è storia.
Bisogna tenere nel debito conto l'ostilità del cristianesimo ufficiale verso le pratiche weird indigene e i suoi tentativi di sostituire e di sopprimere le consuetudini dei nativi, perché le nostre conoscenze in merito dipendono soprattutto dagli scritti cristiani di condanna delle credenze e dei costumi popolari. Esploriamo dunque, 1000 anni dopo, alcuni aspetti descritti dagli ecclesiastici cristiani sui costumi sacri dei nostri antenati. Ecco, come vedete, io ho voluto fare questo passaggio per farvi capire che comunque quanto difficile era in quel periodo sotto l'autorità papale che stava per iniziare questo percorso che poi, come tutti sapete, chi ci crede più o meno, l'imporsi di una fede che per certi versi è talmente... sai, moltissime delle tribù che sono state cancellate, che sono sparite anche nel mondo appunto del nord, non abbiamo neanche il ricordo del nome, cioè nel senso che proprio quello che è successo è stato completamente cancellato e ricostruito ad arte. Ti puoi immaginare che gli estremi devono essere veramente stati ampli, proprio perché se tu pensi che addirittura in alcune zone, parliamo ad esempio della Livonia, c'era l'indulgenza plenaria per i cristiani che andavano in processione in Livonia per convertire, sarebbero stati gli estoni, i lituani, convertiti al cristianesimo, o si andava in Livonia a fare la crociata e perciò la conversione, o si andava a Roma e si aveva la remissione dei peccati. E questo appunto dà una dimensione proprio della capacità che c'era di cristianizzare il nord, insomma. Famosissimo il Carlo Magno con i Sassoni, che appunto fece una guerra proprio di religione e li sterminò soltanto perché erano pagani e perché si rifiutavano di convertirsi. Che dici? C'è già qualcuno che si fa vivo? Vuoi sì, che sentiamo, lo sentiamo? Sì, pronto? Pronto? Sei in diretta? Pronto? Niente? Niente. Richiamerà. No, perché c'erano delle telefonate e le abbiamo promette. Va bene, aspettiamo. Dunque, aspetta, eccolo qua che torna. Sì, pronto? 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 Sì, sì. Sì, ciao. Non mi siete mica per radio? Ah, beh, no, perché appunto... dimmi, di pure. Ah, Ivano, il nostro bibliografo, che è cultore dei libri che parliamo in trasmissione, se gli dà le coordinate... Perché adesso vuole i riferimenti bibliografici del libro. Allora. E così telefona da Tiglio e subito glielo ordina. Ha già telefonato. Posso? Sì, sì. Allora, il libro è di Brian Battes, è scritto La sapienza di Avalon, alle fonti del pensiero celtico. La sapienza di Avalon. Preso nota? Brian Battes. È molto bello questo libro, Veramente molto bello. Beh, ma... Ivano, qua c'è un problema col telefono. Hai preso nota? Sì. 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 Bene, buona ricerca allora. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ecco allora. Vai pure. Bene. È meglio che torniamo a secoli prima, dove c'era il culto della dea Reitia, la dea europea. La Reitia è la divinità somma nella religione dei Veneti. Ciò significa che abbraccia tutta la natura e che non esiste nulla al di fuori né al sopra di lei. Oltre il nome e la forma, oltre il tempo e lo spazio, è l'unica forza che trae sostegno in se stessa e dalla quale ogni altra nata è clinicamente ritorna. Ha il dominio sul succedersi delle stagioni ed è chiamata tessitrice, cioè colei che tesse la tela della vita.
è la dea madre del parto, signora degli animali selvaggi e dei boschi e delle acque, risanatrice e compassionevole. La dea Ritia è una dea della magia e i suoi compagni inseparabili sono il lupo mite, l'anatra e la chiave magica. Ecco, per fare riferimento all'anitra, non so se magari vi ho già accennato di questa cosa, al Museo di Padova c'è la Stele di Camin, in cui la Stele di Camin c'è un, si presume che sia un sacerdote che offre un'anitra al defunto, perché come sapete le stele erano quelle pietre che mettevano... che mettevano a riferimento di uno che moriva e poi disegnavano sopra alcune scritte oppure alcuni disegni. Ecco, questa che è molto bella, che è esposta al Museo di Padova, e c'è questo sacerdote che offre quest'anitra al defunto che se la porta nella praticamente nel passaggio della vita alla morte. Come le donne venete, raccoglie i capelli alla nuca e veste uno scialle azzurro sulle spalle, Zendal. Ecco, un altro riferimento curioso, i veneti, il loro colore era l'azzurro, i mantelli erano azzurri. Molti scialli, le bracche, così chiamate, erano azzurre. È una curiosità. Hai braccialetti e collane d'ambra. Cinturone metallico, a losanga sull'ombelico e stivaletti fino a metà gamba. Le sue sacerdotesse, ad imitazione uno stile orientalizzante, portavano una lunga tunica a pieghe, una mantellina senza cappuccio allacciata alle spalle, disco sulla fronte e capelli raccolti in alto a chignon conico. Assai bello era il centurione da parata che porta incisa l'immagine della barca solare trainata da uccelli acquatici, l'emblema del culto della civiltà europea dei campi diurne e sintesi del viaggio dell'anima che accompagna il sole ai confini dell'oceano che circonda la terra. Ecco, questo che vi ho appena descritto, se voi andate al Museo di Este c'è l'ornamento di una matrona veneta che ha tutti questi riferimenti e là potete vedere queste cose ed è molto bello, molto spirituale. Il culto di Ritia presso i Veneti antichi era appannaggio di una classe di sacerdotesse che possedevano l'esclusiva nell'uso magico delle rune proprie dell'alfabeto venetico e presiedevano il centro scrittorio ove si insegnava a scrivere. I luoghi di culto erano raduri in mezzo al bosco o isole asciutte entro zone acquitrinose. Gli antichi avevano quella particolare sensibilità derivata dallo stretto contatto con la natura che permetteva loro di identificare e scegliere luoghi magici per bellezza ambientale e per le sensazioni positive in grado di trasmettere, cose che adesso magari non si fa più. Nel senso, perché io a volte quando ho bisogno di energia vado in mezzo a un bosco e là sicuramente prendo riferimenti dagli alberi e quello che poi la natura riesce a trasmettermi. La presenza di acqua era fondamentale. Non a caso alle sorgenti calde di Abano è stato rinvenuto un santuario. Presso l'antico corso dell'Adige invece c'era un gradino ove si svolgevano i sacrifici. Fino dal VII secolo a.C. i Veneti costruirono anche templi in pietra, come ad Este ed Altino. Altre volte si trattava di un sacello, cioè un'area consacrata a cielo aperto, delimitata da blocchi di pietra o da recinto ligneo marcato da bende di lino. In prossimità c'era lo spazio per il fuoco destinato ai sacrifici animali e vegetali, un pozzo per attingere l'acqua e le libagioni. La via sacra per le processioni e il luogo dei banchetti votivi, c'era anche poi una struttura lignea a cellette per accogliere e conservare statuette, oggetti di culto.
forse destinato ad uso rituale, il Tintinnabulum, conservato al Museo di Este, contenitore al cui interno i sassolini tintinano ancora oggi, dopo 2500 anni. I bambini non avevano accesso al tempio, solo in età adulta potevano aspirare al rituale del passaggio di età per poter essere accolti. Pare che questo fosse una relazione alla bulla, un astuccio contenente amuleti da appendere al collo. Modalità di preghiera erano con il pugno chiuso, avanti alla bocca e il pollice che quasi sfiora le labbra, oppure in piedi con le gambe allargate, i gomiti piegati e le braccia protese a palme aperte verso il cielo, indice di ricchezza locale o di generosità. Gli animali offerti venivano sacrificati interi, in roghi, talvolta allineati. Le vittime erano animali selezionati, prevalentemente tra giovani maiali, privi di difetti e talvolta galli domestici. Come presso i micenei, dopo il banchetto votivo che accompagna i roghi, ad Este non si bruciavano le ossa rimaste dal pasto. Tra i reperti vegetali bruciati direttamente nei roghi, a parte giamone e sanguinella, predomina il miglio. In Veneto questo cereale fu introdotto verso la fine dell'età del bronzo e acquistò rapidamente importanza nell'agricoltura per via delle pappe di miglio. Era presente la variante chiamata panico o panico, ed antiche fonti scritte indicano l'area del Mar Morto quale sua zona di diffusione primaria. Dunque, se non i Veneti, almeno il miglio del nord Italia potrebbe essere originario della Paflagonia. Dato che l'agricoltura notoriamente si è diffusa dall'Anatolia verso il continente europeo ed in particolare è noto come il miglio, in latino Panicum miliaceum, ed il panico Setaria italica. Nonostante il nome siano entrambi originari dell'Asia, le decine di migliaia di tavolette votive incise con formule magiche o propiziatorie testimoniano una fervida attività di pellegrinaggio ai templi per invocare protezione o salute e per esprimere dedizione e gratitudine. Le offerte consistevano in vasi con cibo, formule magiche incise nel bronzo, chiavi, statuette o semplicemente si offriva l'acqua del fiume. Le laminette ritrovate mostrano festose libagioni sacre e sfilate di uomini e donne che si succedono danzando, talvolta completamente nudi. Ecco, molte di queste tavolette si trovano nei vari musei. Per esempio a Vicenza ce n'è un bel prontuario, ecco, di tavolette incise. Che dice Ettore? C'è una telefonata. Sentiamola. Sì, pronto? Sì, sono sempre a me, scusami. Non ha trovato il libro? Non ho trovato il libro perché è esaurito. Bene. Beh, vuol dire che almeno qualcuno legge dei libri interessanti, insomma, dai. Appunto. Casomai però... fai un giretto e lui viene a rubare qua ad Ettore. Ettore, ma ce l'ho l'indirizzo, anche il numero di telefono. Bene, allora fai un giretto, io lo sgraffigni. A proposito, i libri, però cerco un altro che avevi fatto la presentazione, il Cappello dei Magi. Sì, vai qua, puoi chiedere sempre ad Ettore e te lo recupera, sì, Ettore. Se è possibile in futuro, fra giorni, trovarlo. Beh, caso adesso dico a Ettore che me ne recuperi una copia. Beh, vediamo di recuperartene una copia, dai. Ah, beh, sì. Io sicuramente Ettore lo vedo sicuramente nel o aprile o maggio ci vediamo, perciò insomma okay. Mi faccio portare una copia. Sì, bene? Sì, una copia, sì. Va bene. Bene. Perfetto, se troviamo in qualche maniera. Te lo faccio avere. Ok. Ciao Ivano. Ciao, grazie. Ciao. Succede il fatto che mentre dai greci e dai latini ci sono giunti innumerevoli e articolati racconti mitologici, dai Veneti apparentemente non si è stato tramandato quasi nulla. I soliti miti delle cornacchie e dei cavalli veneti marchiati con il lupo sembrano offrire
l'immagine della povertà culturale di un popolo primitivo. Ma non è così. Si spera che il merito di questo testo, poi, qua scrive l'autore, possa essere quello di ampliare gli orizzonti intorno ai contenuti della tradizione spirituale dei Veneti. Infatti, dalle considerazioni finora esposte emerge miracolosamente un corpus di miti e leggende ampio di tutto rispetto, finora celato e confuso entro la mitologia greca. Tutte le leggende legate a Diomede e a Ercole rientrano a pieno diritto e con tutte le loro varianti e sfumature nel patrimonio veneto, perché i due eroi erano massimamente venerati in regione. Rientra anche il mito degli Argonauti, materialmente sviluppato in itinerari che toccano territori abitati dai Veneti o comunque in relazione all'epoca micenea. Poi i poemi omerici Iliade e Odissea implicano direttamente una genealogia veneta. Pelopide anche, perché quando affiora dagli scritti di Omero è in realtà la rivisitazione e la rielaborazione di opere precedenti andate perse che esultavano un'epopea incentrata su Pelope e sui primi Veneti. Dunque il filo conduttore genealogico di tutta la mitologia argolide è in realtà più veneta che greca e comprende, oltre ai già citati Fetonte, Eracle e Pelope, anche il mito di Perseo e di Danae, nonché quello di Io. Io era l'internata di Europa. Causa la gelosia di Era, venne trasformata in mucca e posta sotto la sorveglianza di Arco. Questa è leggenda. Continuando per ovvi motivi, includeremo i racconti mitologici legati ai vari dei del Panteo Veneto: Apollo, Artemide, Etolica, Era, Argiva, Atena, Ecate. Dunque c'è moltissimo da meditare, senza contare la parentela di Reitia, la dea madre dei Veneti, coi miti della grande madre anatolica. Cibele è la grande dea dei Frigi, considerati da alcuni originari della Macedonia, poi messi in movimento dall'invasione illirica e in certo qual modo legati alla cultura lusaziana. Il passaggio da Cibele a Rea e da Rea a Reitia, sia nel senso di trasmissione culturale che in quello prettamente fonetico, è possibile grazie all'anello di congiunzione scoperto poi nell'isola di Samotracia in forma del nome Reitia. Presso quest'isola del mare Egeo nord-orientale si celebrano culti misterici, terrifici in onore alla grande madre dei dei, Rea, e c'è un anello fondamentale in Reitia, quale compagna di Apollo. Si racconta infatti del suo amplesso con Apollo, da cui nacquero i 9 sacerdoti coribanti. I coribanti celebravano feste battendo sui timpani e ballando sfrenatamente ed erano al tempo stesso dioscuri, i gemelli divini venerati in un tempio di Este. Il golfo immenso di Rea andava un tempo dallo Ionio all'Adriatico e si chiamava così perché lì era onorata Rea. Strabone, che era nato in Anatolia in epoca romana, ci testimonia l'assorbimento del culto frigio di Cibele da parte di Plafagoni. Il passaggio poi dell'altopiano anatolico è coperto di coli ondulanti che vanno ad occupare l'orizzonte imprimendo la forte presenza dell'elemento terra, ove la dolcezza e la rotondità dei profili collinosi non può non evocare l'espressione femminea del divino. Il culto di Cibele aveva fame in effetti di contenere pratiche orgiastiche. Non c'è però nessuna prova circa l'uso del sesso nei suoi rituali, anche se al tempo dei Plafagoni evidentemente le forze della generazione detenevano il primato sugli altri valori. L'Anatolia, fin dall'epoca preistorica, è stata il centro gravitazionale della grande dea. La genealogia delle dee madri europee trova un'unica sorgente proprio qui, in quella dea che i conquistatori titti, indoeuropei, portavano in epoca storica da Babilonia
la culla della civiltà classica, dea creatrice che ha dato l'origine all'intero universo senza bisogno di intervento maschile, vergine inviolata e tuttavia madre degli dei. La grande dea anatolica si manifesta nella dura sostanza della roccia e si riteneva fosse caduta dal cielo sotto forma di una pietra nera. Cibele esigeva si incidesse il marmo con svariati fregi e solchi, quali atto per ridestare l'insita sua presenza. Santuari imponenti le venivano dedicati in posti inaccessibili, ricavandoli nelle pareti a picchio a 1000 metri sul mare. Il suo misterioso culto ctonio era praticato nelle fenditure della montagna, entro nicchie e gallerie. Talora l'aperto era un lontano punto visibile su un dirupo. D'altra corrispondeva al punto più alto di un'acropoli. L'ingresso era a conicoli scavati interamente nella roccia, con gradinate discendenti nelle viscere della terra, ad andamento elicoidale e senza sbocco. Ieratica in trono, Cibele riceveva gli omaggi delle processioni che avanzano a ritmo frenetico di timpani, cembali, flauti e tamburi. Porta sul capo un ornamento cilindrico, di solito a forma turrita, e coperta da un velo e da un mantello. Regge una chiave e uno specchio nella mano, quali sempre possiede una melagrana, come Demetra impugna le spighe d'orzo, la cui forniva la bevanda allucinogena. Beh, sai, Reitia, poco conosciuta, poco approfondita, però è una divinità che, se presa nei suoi aspetti, nelle sue caratteristiche, oltre ad essere una divinità del confine, come l'abbiamo detto molte volte, è una divinità che si riconnette a un pantheon molto più ampio, che richiama proprio un'infinità di mitologie, nel senso che, pur essendo la divinità tipica dei Veneti, non è una divinità che non ha nulla di simile agli altri, ha cose che sono molto similitudini. Di conseguenza si fa parlare proprio di una grande comunità, di popoli che riuscivano a comunicare e di popoli che non avevano bisogno di imporre sugli altri le proprie divinità, in quanto le ritrovavano in molti aspetti, se non simili, se non precise, se non identiche, c'era una forte comunanza, una forte similitudine che gli permetteva di non vedere un avversario totale negli altri, cioè di ritrovare in un altro un'affinità che era propria, cioè che di conseguenza chi viaggiava si trova sempre a casa perché ritrovava un qualcosa che era proprio e di conseguenza non era totalmente esterno, non totalmente estraneo all'ambiente in cui si inseriva. Difatti, appunto, il discorso dei Celti, sai, c'è lo scontro, però i Cenomani, che erano Celti, erano alleati dei Veneti, e che significa che non c'erano proprio il muro, non c'era un abisso, una separazione, c'era sempre una comunicazione e un qualcosa che era condiviso. Ecco, non a caso devo dare atto poi a Pietro Favaro, che ha scritto Reitia, la dea dei Veneti, dove ha approfondito con ricerca veramente dei passaggi molto molto interessanti. Beh, vedremo di trovare la possibilità di portare qua Pietro appunto in trasmissione, che si parla di questo bellissimo libro, proprio perché è un libro che merita. Tra l'altro presentato per la prima volta a Saonara, con l'incontro che tu hai organizzato all'auditorium di Saonara, che ha avuto appunto occasione di leggere il libro, cioè, e di partecipare all'incontro, e ha visto che hai realizzato un lavoro enorme di preparazione di incontri, con buon successo anche di partecipazione. Sì, difatti devo poi anche ringraziare le centinaia di presenze che ha avuto questa serie di incontri, e ringraziare anche il comune che poi ha creduto in questo percorso culturale e che ha praticamente sponsorizzato poi. Sì, beh, infatti c'è il comune di Saonara, va proprio ringraziato l'amministrazione comunale, proprio perché hanno avuto il coraggio di investire in cultura e di fare veramente, a parte le nostre conferenze, di articolare tutta una serie di presenze anche di personaggi importanti, e non da poco. C'è una telefonata, vuoi che diamo il via? Sentiamo. Sì, pronto? Sì? Ciao, sono Roberto Ponchia del Ciao. Pizzolo. Ho spento la radio perché sono in macchina, se no fa disturbo, puoi parlarmi per telefono? Sì, per ti parlo per te. Dimmi Sotto? Pure. Dimmi pure. Ok, grazie, ciao. Io ascoltando, spero, vorrei scusarmi se vado forse fuori dell'argomento che state trattando adesso, perché ho seguito anche la tua trasmissione di oggi pomeriggio. Sì, però ho capito, saremmo off topic, come si dice su internet, siamo OT. Cosa? Saremmo off topic, cioè fuori del tipico della trasmissione, perché appunto Ettore parla dei Celti, dei Veneti, del mondo antico.
perciò andare a tirare fuori le trasmissioni di oggi. No, 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 ma non volevo entrare nella polemica. Sì, sì, sì. Casomai adesso senti, se poi vado fuori, casomai mi fermi. Allora, io ovviamente un po' come tutti sono da un'estrazione culturale che è nato in questa epoca, in questa cosa qua, sono stato battezzato come la maggior parte di noi, però ovviamente ho fatto il mio percorso di ricerca, sì. e mi sono appassionato molto dello studio delle religioni, tanto è vero che da solo ho cercato di prendendo vari libri, di capire un po' la loro radice, partendo dal taoismo all'induismo, alle varie religioni monoteiste, ai vari culti anche, diciamo, politeisti come sì. Il celtico, ho studiato un po' anche quello, anche quelli della zona, diciamo, africane, quindi egiziane, eccetera, eccetera. Vabbè, una passione un po' personale, così che c'è. Beh, sai, poi c'è il problema, dipende poi dall'Africa, l'Africa è enorme. Esatto. Il problema è quali popolazioni vai a studiare e in che zona, perché tantissime popolazioni africane sono proprio completamente state cancellate nella loro cultura. Anche perché certo, ovviamente con i poveri mezzi che uno riesce a procurarsi da solo magari nelle varie librerie, però quello che mi spingeva era un po' cercare di capire come le radici culturali dei vari popoli comunque erano basati soprattutto nei tempi più antichi sulle loro religioni, insomma sui culti che professavano, anche sì. Perché più antica è una civiltà, più vediamo che la conoscenza, sia dal punto di vista filosofico che anche medico, che anche della gestione della legge e dei regolamenti sociali, veniva attribuito a quello che era il sacerdote, insomma. Beh, non solo, se tu prendi il codice di giustizia di Hammurabi, era un re, di conseguenza era un codice di giustizia. Esatto. quello che io comunque ho notato, le riflessioni ho potuto fare così da inesperto, insomma da amante di queste cose, delle mie letture, è che comunque ho visto che alla fine ogni culto, quindi ogni religione, dalle più antiche alle più moderne, comunque nell'ambiente e nella diciamo situazione storica in cui sono nate queste cose, erano comunque adatte per dare uno stile di vita alle persone che potesse essere in armonia con l'ambiente e con la situazione sociale, insomma. Beh, diciamo che le regioni antiche, che fossero, diciamo, ecologiche, questo non c'è dubbio, se vogliamo usare un termine moderno di ecologia. Arrivando via via verso le religioni più moderne, comunque anche quello, se andiamo a vedere l'essenza dei precetti o delle regole o delle cerimonie, dei culti, hanno una radice, diciamo, sana. Quello che io ho visto è che poi vengono alla fine molto strumentalizzate. No, vedi, purtroppo cioè, ci sono due grandi tradizioni, diciamo, due religioni, che sono il politeismo e il monoteismo. Sì, sì, ma io sono d'accordissimo. E il problema è dove poni il tuo riferimento, cioè se il riferimento è una comunità, il popolo, l'individuo, o se poni il tuo riferimento esterno a questo mondo. Per un pagano tutto è qui. Tutto è presente, tutto è in questo momento, tutto è su questo piano. Tutto è raggiungibile, cioè Zeus c'era 2000 anni fa, c'è adesso e ci sarà sarà sempre, dico ci sarà anche fra centinaia di migliaia di anni. Il dio dei monoteisti ha creato il mondo, gli ha dato un calcio nel sedere, l'ha spinto avanti, vai avanti te e ci troveremo alla fine dei tempi. E questo è un problema molto grosso. E di conseguenza, ponendo il centro del proprio origine o della propria spiritualità fuori dal mondo, il monoteismo è un'altra cosa, il politeismo è un'altra cosa. Sì, io un'altra cosa ho notato, appunto, la differenza fra i politeismi antichi e le nuove religioni. E secondo me il cambiamento c'è stato anche da quando le conoscenze venivano tramandate per via orale, che era una cosa praticamente condivisa un pochino di più da tutti, a quando tutto ha cominciato a essere trascritto con l'avvento della lingua scritta, insomma, no? Sì, beh, e qua arriviamo poi al discorso dei testi sacri, perché è per questo che io volevo fare riferimento un po' a quello che è stato detto oggi, sì. Perché oggi tu dicevi che quello che è scritto è storia, in realtà io non sono convinto di questo, perché la storia la scrivono i vincitori, no? D'accordo, però la storia dei vincitori è una prospettiva che tu devi considerare. Mentre sappiamo che, per esempio, per quanto riguarda la religione cattolica, che dovrebbe basare
sulla vita di Cristo è basata sulle quattro Vangeli, che sono solo quattro di 30 Vangeli apocrifi, sì, che sono stati ritrovati, e questi 30 Vangeli dicono tutto il contrario di tutto. Vedi, il problema è cosa produci da quei testi, cosa ne deriva e quali sono, certo, le conseguenze. Se io mi richiamo a un testo, ad esempio, se Ettore non ha un contatto fisico con i Celti, però prende un libro sui druidi, sui bardi, si comporterà in una certa maniera verso le altre persone, si comporterà in una certa maniera verso il mondo e sicuramente non andrà a pensare che il mondo deve essere distrutto. Sicuramente se Ettore si ispira ai Celti non penserà al giudizio universale. Se pensa ai Celti non andrà a fare il missionario. Se pensa ai Celti non ha bisogno di battezzare i bambini. Perciò, capito, cioè, pur non avendo contatto fisico con i Celti, lui gli ne ha una conoscenza, cioè dal punto di vista culturale apprende una certa cosa, perciò quella descrizione dà un comportamento positivo. Se io da una descrizione, da un racconto prendo delle direzioni negative, a questo punto mi vengono dei dubbi su quei testi, capito? Di conseguenza quei testi, al di là che siano seri o non siano seri, che siano falsificati o che siano falsi, il problema è che sono veritieri. Cioè, di conseguenza, uno si inventa un libro sui Celti in questo momento, dice dei Celti alcune cose, però non dirà che i Celti andavano a combattere gli altri per convertirli. Poi gli può attribuire i Celti erano vegetariani, potrebbe inventarsi una roba del genere, però la bontà del suo lavoro non cambia, o no? No, ma guarda, io ammiro tantissimo quel tipo di, anche perché tutto quello che cerca di stare in armonia con la natura, io credo che comunque sia un atteggiamento positivo e che possa dare una crescita personale a tutti. Soprattutto adesso, ma ti vedi, facciamo una domanda concreta: un albero è un dio o è una creatura? Ma io sono convinto che tutto sia dio, l'insieme dell'universo è una stessa cosa. Però so che i Celti veneravano i vari alberi e ogni albero rappresentava una divinità, insomma, no? Era una divinità, non è che rappresentava, era una divinità. Ed è una divinità. Avevano suddiviso il periodo dell'anno in 24. Il sole non rappresenta Dio, il sole è un Dio. La luna non rappresenta una divinità, la luna è una divinità. Nel senso che nessuno gli ha messo dentro l'anima, nessuno ha litato su quella cosa per dargli un'anima, e quella non è una cosa. Se poi tu la pensi una cosa, vabbè, sei liberissimo di farlo. O no, Ettore? Giusto, ma è un ragazzo intelligente. Sì, ma infatti era per capirci, insomma. Esatto, sì. Finisco il mio intervento con un'unica cosa che dopo, ovviamente, io purtroppo ho voluto telefonare adesso perché sto per perdere il segnale, perché andrò fuori. Peccato, sai, Radio Come 5 dovrebbe arrivare in tutto il mondo, ma purtroppo... Volevo dirti questo, quello che ho notato appunto facendo queste mie riflessioni è che comunque... da quando appunto c'era questo discorso della trascrizione, cioè della lingua scritta, quindi hanno cominciato ad essere scritti i vari testi sacri, no? Sì. Questo si è rivelato una cosa utilizzabile dalle elite, cioè da quelle poche persone che potendo studiare hanno utilizzato il mezzo del testo sacro per nascondere all'interno di questo testo sacro poi delle conoscenze occulte. E questo è quello che ti dà la chiave di lettura, che non è sempre solo letterale, così come noi la vediamo nel Corano, nei Torah oppure nei Veda, no? Ogni versetto scritto contiene un significato letterale e un significato esoterico. No, e ovviamente è un documento molto potente per il controllo della conoscenza e del controllo delle persone. Io non ho nessun problema a dirti che Zeus si è trasformato in toro per andare nelle coste della Fenicia a prendere Europa sulle sue spalle e portarle a Creta. Per me è un fatto storico. Non è un fatto allegorico o simbolico, è letterale. E il mito non cambia per me. Mi dovrei chiedere, ma perché Giove ha fatto questo? Tu mi stai dicendo che tu stai scegliendo di trovare dei significati nel culto pagano perché sono più sinceri, più aperti a tutti quanti. Io sono d'accordo con te. Io invece stavo dicendo che comunque per voler fare un'analisi di tutto quello che esiste,
era solamente una discordanza con il tuo pensiero che sì. hai detto oggi, che praticamente quello che è scritto fa storia, e io volevo dirti solamente, è vero sì che dai testi così come sono pervenuti comunque si traggono dei fatti storici, però dobbiamo anche capire che all'interno di un testo sacro, sebbene venga utilizzato per gli scopi più meschini e più il testo sacro deve essere... sono d'accordo, però contengono anche delle conoscenze che comunque potrebbero essere dei bagagli culturali per l'umanità, ma anche magari a livello di conoscenze. Questa è la nostra aspettativa. Questa è la nostra aspettativa, il nostro desiderio. Certo. Ma noi dovremmo partire a prescindere da questo, perché questa cosa è indimostrabile. Io concludo dicendo che comunque c'è un po' di verità in tutte le cose, perché ogni cultura ha la sua storia legata. Non c'è la verità in niente quanto non c'è la verità. L'unica verità che esiste è che non esiste la verità. Ok, esiste, sì. Oppure una cosa si può dire in 100 modi e possono essere tutti giusti, anche questo è un... Possiamo dire che la più grande menzogna è dire che esiste una verità. Va bene, insomma, io bene. Faccio le congratulazioni per la tua missione. Grazie, ciao. Ciao, buona serata. Ciao. Sì, l'ascoltatore ha aperto una marea di discussioni che ci sarebbe a discutere non minuti ma ore. Sì. Fossero tutti così poi gli interlocutori di questa sì, ma vedi che discussioni del genere sarebbero sì. belle che andassero avanti, cioè nel senso che sono tematiche interessanti che puoi essere qui a discutere queste cose delle ore proprio, ma perché l'ascoltatore dà dell'intelligenza, cioè ti butta fuori una proposta e di fronte a quello che lui ti dice tu gli dici no, per me è così, no, non è così, ma potrebbe essere così, cioè di conseguenza apri tutte delle possibilità e ne agganci ancora, ma questo si chiama discutere. Questo si chiama discorso. Si chiama dialogos. Bene, ormai il tempo è tiranno, vero? C'è Stefano che aspetta. Beh, abbiamo 8 minuti, va perciò. Bene. Allora, tornando a Reitia e alla sua chiave magica, c'è un felice parallelo con la più popolare delle antiche leggende dei Bretoni, la principessa della città di Is. Bellissima principessa dei Bretoni, Dacut, era proprio malvagia e peccaminosa, tra feste, giochi e danze. Ogni notte riceveva un amante e lo obbligava a coprirsi il viso con una maschera di seta nera, che il mattino dopo si trasformava in acciaio, soffocandolo. Subito il malcapitato veniva gettato nell'oceano, che fu il primo fidanzato di Dacut, e il suo buon padre, re Gradolon, eccellente comandante di flotte, aveva costruito per lei una città che affiorava dal mare, costruita sotto il livello dell'acqua e ben protetta dalle tempeste da una diga con una grande porta di bronzo, la cui unica chiave era appesa al collo del re. Un giorno Dacud si innamorò di un affascinante straniero, il diavolo stesso, che accarezzò i suoi capelli biondi con le lunghe mani e per giacere con lei chiese in cambio la chiave. Dacud acconsentì e per amore rubò la chiave mentre il padre dormiva, ma il diavolo la usò per aprire la porta della diga, che all'improvviso si scatenò, una tempesta con onde immane che distrusse e sommerse la città, uccidendo i suoi abitanti. All'ultimo istante, insieme al padre, la principessa montò in groppa al cavallo Morvart, che vuol dire cavallo di mare, nero come la notte e che soffiava fuoco dalle narici. Il cavallo nero si impenò sui flutti ribollenti di macerie e Dacut si strinse in vano al padre perché scivolò giù inghiottita dall'oceano. In realtà Is non è scomparsa, ma dorme sotto le acque della baia di Duarnet, da dove nelle notti di luna, mentre si pettina i bei capelli, sale il languido canto di Dacud ad ammaliare i pescatori. Ecco, ho voluto leggervi questa cosa che è un epigrafo di una storia in cui anche i Bretoni, terra venetica, anche là dove si adorava Reitia, hanno poi fatto questa bellissima leggenda. E poi non è una leggenda negativa, chi dice che è stato così cattivo, così malvagio, e invece non è stato così buono perché li voleva proteggere, li voleva nascondere o occultare, li volesse riportare nel mare, sotto il mare, dargli un'altra dimensione, un'altra prospettiva. D'altronde il mare rappresenta anche in alcuni casi il concetto di madre, e perciò sarebbe un ritorno al corso di madre,
se è un culto femminile, ma anche il madre è, occulta le cose. Tu lo sai, c'è un dio della divinità germanica che è Heimdall, che a me piace moltissimo, che dice che è nato da sette onde. Perciò di conseguenza sarebbe un abbandonare la città alle onde affinché dia nuova vita. Non tutte le letture sono sempre negative, dice che malvagio ha aperto a questo sbarramento. In realtà gli può aver riportati in un altro piano, in un'altra realtà, in un altro ambito. Giusto. Adesso c'è poco tempo, ci rimane poco tempo, magari la prossima volta, perché magari tanta gente non conosce, nel Veneto ci sono parecchi luoghi di culto dove sì. I veneti antichi poi andavano nei loro rituali, però anche Ugo Foscolo ha scritto una poesia a riguardo di questo. Questa poesia si chiama Le Grazie. Adesso io volevo leggervela. La deietà di Venere adorai, salve Giacinto all'antenore prode, de santi lari idei ultimo albergo, ed è miei padri darò i carmi e l'ossa. Sì, beh, sai, appartiene alla grande cultura veneta, proprio perché erano colonie venete, le isole di Giacinto, Zante, Corfù, e appartiene appunto alla nostra cultura. Sono autori che purtroppo la scuola ha fatto odiare a moltissimi studenti, ma sarebbero autori che andrebbero riscoperti proprio per il loro gusto classico, soprattutto per le molte cose che hanno detto, che possono ancora dire, insomma, al di là del cambio di lingua, che è un po' disueta per noi, che è poco facile, poco abbordabile, però hanno sempre, sono sempre degli scrigni di enorme ricchezza. Sì, il bello della radio è quello che poi si può comunicare, sì. Si può far ricordare magari anche i fasti di noi giovani. Ma non abbiamo più tempo, perché guarda, ora che facciamo tutto... C'è una telefonata? No, ma non ce la facciamo tempo a mandarla. Allora non ci resta che i saluti? Sì, se vuoi dare le tue coordinate, se qualcuno ti vuole contattare... Sì. Allora, Ruzza Ettore, magari do il mio numero di cellulare, così se qualcuno... ecco, perché noi adesso abbiamo in programma, non è una cosa prettamente venetica e celtica, però come associazione mattaciancia.com fa anche del volontariato, e adesso stiamo aiutando una popolazione del Perù, questo, un popolo che è scomparso, il popolo dei Curuambo, in località Chaupe, dove noi abbiamo un esponente sabato. Ecco, se magari qualcuno gli può interessare a venire ad ascoltare Ichu, che è metà indiano e metà peruviano, e dove farà dei rituali e dove spiegherà e porterà avanti un progetto per salvare il suo popolo. Tra l'altro adesso stiamo organizzando con il Comune di Padova anche un convegno, conferenza, dove lui esporrà i suoi problemi e cercherà di creare un po' di solidarietà per cercare di recuperare, ecco, parte del suo popolo, che pensate sono rimasti in 25. E allora il mio numero di telefono è il 335, e no, do questo, 348 8573 609, lo ripeto, 348 8573 609, ecco, chi magari volesse contattarmi per... tante cose, insomma, noi cerchiamo di allargare l'associazione a chi poi è amante di queste cose e anche per problemi di solidarietà. Che Dea Reitia vi porti tanta salute e tanta abbondanza. Alla prossima, e grazie a Radio Gamma 5. Ciao a tutti.